Eccoci di nuovo da Padre Corvo. Vediamo cosa ci dice. Ho la chiave, Padre Corvo. Allora finalmente puoi entrare nel pozzo delle anime. E siamo vicini alla fine? È una strada senza ritorno. Sai che novità, Sono Padre arrivato Corvo. Fin qui, Padre Corvo. Non intendo tornare indietro. Ti avverto, Cavaliere della Morte. Il pozzo è sorvegliato da una potenza oscura e abitato dai semi della corruzione. Il pozzo che novità. È corrotto. Sì. Ma non si tratta della corruzione senza nome che hai affrontato fin qui. No. Absalom. La corruzione ha scelto un campione che dà voce alle sue trombe. Allora lo ridurrò al silenzio, qui e ora. Ricorda ciò che hai imparato, cavaliere. La corruzione è la fine di ogni cosa. E questo ormai anche l'abbiamo accurato. La morte. Benissimo. Il signore della pietra nera. L'albero, le chiavi, il pozzo. Perché ho l'impressione che tu mi stia mettendo alla prova? Perché Sei è così? Sei tu che ti metti alla prova, vecchio amico. Per ciò che hai fatto, per ciò che hai dovuto fare. E ora devi affrontare la prova suprema. Scegliere se salvare l'umanità oppure... Otterrai la vita. Infiliamo le chiavi dentro. Ah, così. Bella idea questa. Bella idea usare le due forme così, Non ci ho pensato. Io pensavo l'avrebbe messa lui e basta. O si sarebbe attivato automaticamente. Ora si ritorna alla sua forma umana. La sua forma unica. Non pensavo l'avrebbe usato anche di storia questa cosa. Ah, ok, mi stavo già muovendo durante la cutscene. Non pensavo. Ed è veramente la nera oscurità quella. Eccoci arrivati. La radice della corruzione entra nel pozzo delle anime. Perché ho la sensazione che il mio corvo farà qualcosa. Ho questa impressione che il corvo farà qualcosa. Ma ti sei mai chiesto, morte? Perché tu sei... Dimmi, Pietro Ubaldi. Mentre gli altri intorno a te marciscono nella morsa della corruzione. Sarà perché tu ti sei già macchiato del peccato del tradimento. Come sconfiggerai ciò che ribolle nel tuo cuore? Uccidendo te. Tu non puoi fermarmi o la tua anima sarà dannata per sempre. Sai che novità, fratello. Dai, che novità. Quella. Che sia, allora. Perché ho l'impressione adesso, visto che ho visto... Aia. Dai. Allora, curiamoci un secondo. Attiviamo i nostri schifini e attiviamo questo. Aia. Allora, fermo un secondo. Qual era delle due falci? Aspetta. Ah, era questa. Cavolo, non la possiamo ancora usare. E niente, allora aspetta. Facciamo così. Cambiamo con questo. Ci prendiamo... Aia. Un bel po' di collera. Dove sei? Ovviamente. Ah, che male. Ci prendiamo un po' di collera e ci ricarichiamo. Poi spostiamo con gli altri. Allora, vai. Attiviamo questo. C'è ragione. La verità è che sei tu che sei forte anche. O meglio, la corruzione fa male. C'è da dire che comunque si è rimpicciolito.
Ah, che dolore! Senti il potere che hai generato! Allora. Ok. Aia! Allora, calmo. Rimettiamoci di nuovo questo. Ecco fatto. Devi essere purificato! E tu devi morire. Ecco fatto. Uccidilo. Anche se dubito che sia finita ora. Penso sia solo la fase 1 di 3 almeno. Ok, che gli tagliasse il braccio non me l'aspettavo. Che la corruzione glielo fermasse sicuramente. Adesso gli taglia anche l'altro braccio, ovviamente. Beh, non l'ha tagliato, però gli ha fatto un bello squarcio. La corruzione gli sta tenendo ferma l'emorragia, vorrei indicarlo. Non credo sia finita. Credo che ora continuerà la battaglia. Prendimi ancora per mano, fratello. Non lo fare. È una trappola. Quella non è la sua falce? Il grande capo. Cioè la sua falce, la sua ascia di... Ho ucciso Absalom. Fermato la corruzione. Ed per mio fratello. Siamo arrivati alla fine, insomma. Senza alcuna idea di cosa fare. È piuttosto semplice. E tuttavia, difficilissimo. È vero. Risparmia gli indovinelli, padre Corvo. Vuoi trarre potere dal pozzo per ricreare il regno degli uomini? O per far risorgere i Nephilim? Ma sappi che scegliere l'uno condannerà per sempre gli altri. Ed è per quello che salveremo l'umanità. Mio fratello Guerra, farei di tutto per proteggerlo. Ovviamente. Far tornare l'uomo sulla terra richiederà un sacrificio. Che saranno i Nephilim? Clink. Oh! Ma va? No, e beh certo! Venne la vita e i semi dell'umanità germogliarono. Ma il viaggio di morte non era finito. E beh certo, non poteva più togliersela il coso. Una terra devastata. Suo fratello Guerra aveva ucciso il distruttore. Ah! Ti daranno la caccia. La città bianca certamente. Il consiglio e altri ancora. Combatterai questa guerra da solo? No, non sarò da solo. Non da solo. Guerra aveva spezzato il settimo sigillo, evocando i cavalieri dell'Apocalisse. E il numero sono ritornati tutti. Sarà per sempre 4. Allora, il sacrificio di morte è servito per salvare l'umanità. Umanità che in teoria era stata distrutta totalmente. E che nel momento che abbiamo visto Guerra... Ho i brividi però, bello. Nel momento in cui abbiamo visto Guerra non era più presente. Non era ancora presente. In teoria l'umanità risorgerà teoricamente dopo gli eventi. Dopo l'Armageddon. Da quello che so, Pestilenza è morto e ora Morte si è sacrificato. Ma richiamare tutti i cavalieri li riporta nonostante tutto. Oh, ti dirò, per non averlo mai giocato, a livello di storia mi è piaciuto. Combattimento finale... discutibile, eh. La parte finale si vede che... La parte delle chiavi... Si vede che è molto rushata, non lo voglio negare. C'è da vedere come sarà il 3 e l'altro.
Il problema è che, cavolo, sono rimasto un filo deluso dal 2. Il 2 non lo voglio negare, rispetto al primo è nettamente sotto. Bello sotto certi punti di vista, cioè davvero puoi selezionare i pezzi da potenziare, questo, quest'arma, questa, quelle possedute, ci sta. Ma non è al pari del primo. È da vedere il terzo. Modalità incubo sbloccata. Nuova partita plus. Puoi avviare una nuova partita con il personaggio coerente e salvare, attiveranno sovrascritti per completare l'eventuale missione secondaria e seleziona no e torna all'ultimo salvataggio. No, per ora, ti ringrazio. Bene, e anche con questo abbiamo concluso Darksiders 2. Signori, è stato un viaggio interessante, devo essere sincero. Pieno comunque di sorprese. Non voglio negare che non mi sia piaciuto, anzi, è stato molto bello come gioco. Sono contento di averlo ripreso, scontento dal punto di vista di alcune cose perché veramente poteva essere molto di più secondo me, poteva essere totalmente molto di più. Ma a livello di gioco mi è piaciuto, le sue 20 ore me le ha fatte passare. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per aver seguito anche questa serie. Noi ci vediamo la prossima volta con un'altra serie. Quindi grazie a tutti e alla prossima. Ciao!